Buonasera a tutti, sono Luigi Onnaraku, se preferite, bentornati sul nostro adorato Pokémon Spada. Allora, Boys and Girls Be Ambitious. Sì, mi sta venendo in mente, non so per quale motivo, la sigla di Katekyo Hitman Reborn. Allora, dove eravamo arrivati? Che dobbiamo... c'ho sto cavolo di prima, che dobbiamo andare sempre qua a destra. L'unica cosa che non mi va giù, sinceramente, per nulla, e che abbiamo saltato dei Pokémon. Mi fa proprio male fisicamente averli saltati, sinceramente. Sapete quel dolore fisico che si prova quando si capisce di non aver ultimato qualcosa? Molti di voi non lo capiranno, ma io... Fosse finita la serie su Final Fantasy XII, magari ci sarebbe stato un pochino di più come idea. Io sono un cavolo di completista di merda. Cioè, quando... Anche durante le blind run si vede su Code Vein, si vede... Sto per di Kingdom Hearts 3, ma mi sono trattenuto per non piangere. Cioè, io miro sempre ad andare più verso il completino possibile. No, così siamo troppo. Quindi là. Io miro sempre ad avere quasi tutto. Poi... C'è un limite purtroppo in Pokémon Spada, essendo offline, essendo tutto quanto. Fino a un certo punto potrò completare. Oddio! Ottimo! Cerco proprio te. Ci sarà un limite, cioè non potrò avere il completismo della vita, purtroppo. Purtroppo. Però. Però. Facciamo quanto possibile. Provo già a catturare Badu. Cioè, facciamo quanto possibile. Cioè, il gioco mi ispira. Io spero in un bel post game, in modo da farlo con voi. E spero di non notare alcuni limiti del single player, perché abbiamo visto che hanno le stelline in Dynamax. Io ho il terrore al massimo livello, come se sia in single player. Penso comunque che se hai un team fatto con due palle così, se possiamo, se posso dirlo, dovresti distruggere qualsiasi cosa finché hai l'intelligenza di usare i tipi giusti, no? No. Tecnicamente li dovrò ricatturare. Eccolo. Perfetto, Joltik. È molto rapido, eh. Mi aspettavo un quarto d'ora e 20 minuti per finire sta parte, invece. E poi insomma, è roba che... Non mi paralizzare. Dicevo, è roba che... Devo fermarmi a comprare delle Pokémon, quindi andiamo comunque al centro Pokémon. Le terre selvagge ce le facciamo. Io penso che alla fine di ogni video, d'ora in poi farò un po' di terre selvagge. Fino a ogni video, perché ho capito che a quanto pare almeno, ogni buco, se così posso chiamarlo, ogni tana è goldine in acqua. Goldine in acqua. Dicevo, in faccia ti sono andato. Ogni tana ha un genere di Pokémon. E un genere di MT vecchie. Quindi penso si possa abbastanza giocare su questo. Devo saltare, strano. Per prendere Golden invece devo pescare, mi dicono. Cioè, è l'unico modo che mi viene in mente, ma... Per pescare devo andare là. Ok. Ah! Mega Ball? Così che mi conosce bene. Grazie. Ci sta, una medaglia nuova, nuova roba.
qua, però non si riesce a pescare, cioè non c'è un posto per pescare, quindi Goldie e nada. Peccato, che senso ha? Va bene. Se lo dici te. Chiara e Luke. Chiara è carina, Luke è Loptile. E Clink, quindi c'è Clink. Ok. Oddio. Non farò nulla, cioè Priscilla li dovrebbe shottare malamente entrambi. Loptile mi preoccupa di più perché ci potrebbe fare molto male la nostra tarturugolla. Che peccato, io avevo preso un Pokémon che non ho mai usato, che avevo tanta voglia di usare alla fine. È elettroacciaio lui. È elettroacciaio Clink. Però voglio mantenere almeno nel non post game la mia idea di utilizzare solo Pokémon nuovi. Poi nel post game quando ci andiamo a fare un team con Ombrogazzi, quando lo sapete, battuta la Lega, salvo che battuta la Lega non ci sia un post game di trama alla Rubino Omega e Zaffiro Alfa. Davvero? Cioè così? Mincino, il Pokémon zucchero filato e Wobbuffet. Va bene, molto tranquillo. Tre catture easy. Livello 21, siamo così sottolivellati. Mi aspettavo di avere un team così sottolivellato, cioè vabbè che i Pokémon selvatici o li catturo o fuggo, però devo dire che non me l'aspettavo. Vabbè, Pri, se sei come l'originale qua non ti svegli più. Dico qualcosa, se sei come l'originale qua non ti svegli più, Priscilla. Non è folletto Mincino. Hai già ascoltato però. Abbiamo poco tempo. Ottimo. Triple level up. No. Dotto sarebbe in evoluzione, dotto sarebbe in evoluzione, dotto ma niente da fa, dotto, ah, non de voi evolve. Sto qua purtroppo per me è un folletto. Dai. Ok. Allora, c'era il grande Feliciano che mi ha dato un vocale, quindi l'ho ascoltato un secondo. E poi c'è Wobbuffet. Parv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 ar
Anche l'orsetto. Qua è un dilemma, ragazzi. Andiamo avanti, catturiamoli tutti. Stoffel. Tu uccidi doppio calcio, Stoffel? No, okay, ero sicuro non ti uccidesse doppio calcio. Oh, vabbè, forza non è più un nemico. Quanti danni ha fatto quella forza? Qua ci vuole un pochino più serio. Ok. Cavolo, di Pokémon ci sono in sto posto? Ah, abbiamo ancora questi consigliati. Ah, ma... No, il percorso. Però volendo si trova anche qua, quindi definitivamente possiamo entrare anche qua. Una Wobbuffet. La rossetta è una femmina. Avrà un fottio in mezzo di vita, dovrebbe reggere una nitrocarica uovo fatto. Complimenti uovo fatto, se regge la nitrocarica. Oggi viene troppo bene la nitrocarica, mi puoi anche shottare se attacchi bene. Tranquillo che non ti uccido. Tanto uovo fa 4 attacchi. Con te preferisco andare un po' più sul sicuro. Addirittura, e questo mi avresti ucciso. Addirittura la Mega Ball ha fallito. Ancora. Qua è vinta. Perché io finì lancerò Pokéball e lui farà specchio vero, salvaguardia e se non obbligato contro Ma no, dai, che fregatura. Ah, non fallisce dopo che si è attivato una volta. E cavolo, è tosto uovo, cioè, catch rate abbastanza bassotto, mi dicono. Ma dai, quindi che infame! Sei infame ma a livelli assurdi! Oh, alleluia! A faccia! Si possono farmare esperienze in maniera inquietante. Ok, Driflon. Se lo uccido muoio, se non lo uccido muoio, quindi cambia abbastanza poco la situation. Due attacchi li reggo prima di morire. È perché a scoppio. Ciao Pri, ti vado a curare subito appena ho vinto qua. Prima volta che Priscilla viene mandato KO, escluso in un Dynamax. Ok.
Esattamente, ci vuole. Perché finché non mi si evolve, ci vuole un pochino ancora sottotono. Poi una volta evoluto dovrebbe avere addirittura una Gigamax lui. Non mai iniziamo anche con te, andiamo bene. Ah, proprio. Ciao, è stato bello vederti, ci vuoto. Bellissima palombra comunque. Dottore, dottore, ti vieni shottato, dottore. Quando è che ti evolvi, dottore? Un po' mi dà fastidio che non ti sia ancora evoluto a livello 20. Se ti sei evoluto immediatamente sta cazzo di larva. Dalla lava a questo profumo, a te proprio ce n'è anche bisogno di brutti colpi. Minchia. Ah no, ha fatto così il doppio colpo, vabbè. Mi stai distruggendo tutto il party, mi stai distruggendo. Ah, è solo normale, Corvish qua. Non è normale volante, come il 90% dei Pokémon volanti esistenti. Poi ricordo di Pokémon volante c'è l'evoluzione di Farfetch'd in questo gioco. Alleluia. Tanto il fatto che possiamo imparare quando vogliamo le mosse che non hanno ricordato. Ma a parlare del diavolo spunta le corna. Quello è Farfetch'd Galar. Quello è Farfetch'd Galar. Cioè non vedi un po'. Sì. Le catture sono andate abbastanza più lunghe del previsto. È un team ancora incompletissimo, però siamo alla prima medaglia e siamo a livello 25. Quindi siamo agli livelli di rosso. Allora, c'è ancora Farfetch'd, ok. Il minimo c'è pure fare la faccia in realtà. Ma pensione Pokémon di cui ci hanno parlato. Quindi ogni volta che esco dalla visuale. Sì, cavolo, era raro Farfetch'd. Chi sta di gioco? Là ci stanno MT. Attrazione, ok. Nuzleaf. Allora ci sta, tecnicamente lo puoi già portare a Shiftry, dato che c'era una pietra foglia nella scorsa città. Se Goldin non mi dispiacerebbe. Prima o poi dovevi uscire, vero? Il massimo della pericolosità mi dicono. Muore con braciere.
Ah, vabbè, brutto colpo, non vale. Farfetch. Nizica! Cioè, guardate com'è fiero! Che cavolo! Cosa c'è qua? La caroccia! Mi sa di che sei... volante rotta? La fierezza di questo Pokémon è abbagliante. Volante. Volante. Nulla a che vedere con quello sfigato del Farfetch'd normale. Bello di base, Pokéball ormai in estetica non valgono nulla. Scontato, abbiamo la difesa a meno 0, meno 20. Meno 20. Allora, abbiamo capito che le Pokéball ormai sono sull'inutilità ricreata. E addirittura. Che esagerazione. Vorticolpo, e vabbè. Le stai un pochino buscando, figliolo. Gossi? Mi serve un attimino. Un'utilità per Ghost Floor l'ho appena trovata. L'ho addormentato. Caccioletta e Farfetch. E vabbè. Ma sul serio? Sapete che non sono totalmente sicuro che sto qua sia... volante. Ho finito però chi mi fa gli stessi alterati. Ah, gli attacchi non sono molto efficaci contro Cold Square, quindi... Meno all'inizio, perché se iniziamo a ridurre le difese qua. Sto avendo delle battaglie difficilissime contro i Pokémon selvatici e facilissime contro gli allenatori. Dimmi che sei solo lotta e ti metto immediatamente in squadra. Complimenti. Eh no, te vieni immediatamente in squadra. Se è solo lotta mi va benissimo metterlo in squadra. Non abbiamo un tipo lotta. L'erbalab. Carino, niente di che. E voglio Sirfetch. C'è di una figata allarmante Sirfetch, ragazzi, come Pokémon. Il prossimo uscito della squadra è probabilmente Dottò, il nostro dottore preferito, la sua tredicesima incarnazione. No, la sua quattordicesima, perché la tredicesima è la ragazza.
abbiamo passato i primi 25 minuti a catturare Pokémon. Salvo che ora non cerca qualcosa di unico, magico e inimitabile, ma non penso proprio che possiamo combattere contro gli allenatori. Team Coco con le Mega Ball. Il Pokémon Mela. Che non è erba. Il Pokémon Mela che non è erba. Non ho idea di che tipo possa essere sto Eplin. Se muoio. No, non può essere Coleottero. Goldin, esci fuori dal naso, magica. Prego, fammola finita. Ti sforzi anche, questa è la cosa più inquietante. Non morire. Catturo direttamente Gyarados e faccio Fanopo, cioè sinceramente c'ho più voglia così. C'ho molto più voglia. No, grazie. Bobo faccio delle film. Pokémon Ball è quella. Vincino. Grandissimo. Che è Stini? Ah, è la probabile evoluzione di Cur deciso. Proviamoti. Tiro fuori se non sbaglio è quella che aumenta ogni volta che la usi. È molto interessante un Farfetch che perde il tipo volante. Dottore level 21. Niente.
Eccoci. Ok. E staffole via. Niente Formagalar. Gardevoir Formagalar. Risata malefica al pensiero. Come? Vai, farfetch. Sono un idiota però. Cioè, va bene che noi abbiamo attacchi super efficaci contro di lui, eh? Assolutamente va benissimo. Però bisogna ricordarsi che anche lui li fa super efficaci contro di noi. Cavolo però, è quasi valsa la pena. Totò, distruggi! Nado. Cutiefly. Non ho memoria di te che tipo sia. Sei insetto folletto? Hai prodotto o so quello che fa? Shuttle, botto in testa, Lo drago non è che serve un granché, No, grazie. Cosa sei tu? Che sei bellissimo. Sei nuovo. Un Toxel. Un Toxel. Ah, dimmi che sei veleno tuono, ti prego. Oh, Toxellino. Sei di livello 1. Di livello 1 però. Sei di livello 1. Diminuisce l'attacco speciale per l'attacco. Tutto che genere di attaccante sei. Cavolo. Proviamoci. È vero, abbiamo le caramelle.
Abemos. Allora, Toxel, ah, un Pokémon che... Oh, sti controller, un giorno, deciderò di cambiarli. Wait. Ah, proprio così. Oh, bello. Carino. Competitivamente non so, però mi pare carina come abilità. Quantomeno simpatica. Io mi devo tranquillizzare, devo stare, devo essere una persona calma e tranquilla. Allora, Super Coso 5 ci sta dando tantissime cose da fare, praticamente da un'ora che siamo in 10 metri quadri di percorso, ma adesso andiamo avanti, forse. Ah. Ponte infinito? Cioè sei davvero il team cattivo, Team Yellow? Ditemi che non è davvero il team cattivo, perché ci rimango male. Allora, Zigzagoon. Morto, Zigzagoon. Poretti, sti qua del TBL. Mi fanno una pena. Mi fanno davvero la pena che la meta basta. Vai Tox. Va bene. Oh, no, che brutto che sei. In pratica è la volpe ladro, Tiepul. Allure, 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 buio. La difesa di Vici, cioè, fa una bruttissima fine, però diamogli un colpo, diamogli una cosa. Più veloce, ma è una cosa positiva. Ho usato un Pokémon che non mi aspettavo. Hai fatto un brutto colpo, complimenti. Anche. Hai retto. Sì, però è brutto, ma brutto forte.
Nessuno mosso in 11 livelli. Ah, è vero, c'è il secondo. Ah. Ce ne sono tanti di Pokémon belli comunque. Ok. Ora vai Toxic. Cattivo, ti voglio Toxel. Se evolve di sicuro Toxel, cioè. Se evolve di sicuro. Se io ho iniziato ad avere davvero il terrore che siano loro il gruppo cattivo. Bici Rotom? Più. Che cavolo è? Prima che non ha nessuna utilità. No, che figata è. Cioè davvero posso andare col turbo? No. E così apro semplicemente. Queste sono le terre selvagge. No. No. Che tristezza. Ancora la pecora non si è neanche evoluta. Fatta male. C'è livello 18. Che tristezza, sono più forti i Pokémon selvatici. Che tristezza, Hop. Hop è la tristezza per ora in sto gioco. Intanto Toxel continua a salire. Qua vorrei usare Toxel, ma è abbastanza più piccolino. Quindi, cavolo, pare che sono deboli. Mi sa che Toxel, finché non ti livello un pochino, devo continuare Sinceramente, sinceramente, ti faccio vedere io come un Corvisquare.
Dottor, dai che ci siamo, che te voglio. Perché non ha doppiato? L'evoluzione. Bella. Molto colorata. Mi viene da dire. Molto, molto, molto colorata. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo così colorata. Oddio ancora. Che tristezza. Significa Fogliarama il tuo potere rigoglioso. Andiamo benissimo. Grazie. Questo lunedì, lunedì. Cosa? Martedì? Questo martedì. Sì. Che lunedì venne andare per portare. Penso di sì. Decido domani. Nel senso che portati la camicia a casa. Sì, tranquilla. Sto registrando. Ah, tranquilla, il panino Nutella non sporcherà. Finirà nella mia pancia molto velocemente. Circa. Perché sei una pippa. Come hai vinto la palestra, non lo so. Ok, non penso sia la cosa migliore giocare mentre mangio il panino alla Nutella. Poi ci sono dialoghi. Cosa mi chiede che sto qua arriverà alla Lega? La velocità. Vabbè. Devo mangiare mentre gioco. Tocco rapido. Abbiamo te così tanto. Da. È una guerra. Io contro Nutella, contro Pokémon. Ma ho vinto io. Abbiamo un'evoluzione. Ottimo. Acqua roccia? Abbiamo il tipo roccia. Assolutamente.
Assolutamente. Non immaginavo fosse roccia di secondo tipo. Folletto erba? No, erba. Ok. Ah, ok, più poco con catture, più puoi attivare quelli con l'aura. Diventi basta ignorati. Voglio vedere che minchia di Pokémon giochi. Fai vedere i difetti. Potrei farti molti, un elenco abbastanza lungo dei difetti di Kirby. Non la pucciosità. Puccioso è puccioso, però ha tanti difetti Kirby. Non è voluto. Wubat è un difetto. Psico. Oh, proviamo Dreadnought. Allora, Dread. Cioè, dovresti sfondarlo male. L'hai sfondato male, oh. È l'ultima evoluzione se non sbaglio. Priscilla intanto è vicino alla terza evoluzione, ormai. Oh, sì. Freghiamocene dei punti deboli dei Pokémon. Non in carriera, chi usi? Per quale motivo? Ti prego, spiegamelo. Ti prego, non in carriera. Dammi una motivazione perché hai Kraugak come Pokémon e come ti aiuta. Mi inquieta abbastanza pensare che per buttare via tutte le minivali, cioè, davvero. Ok, Toxer. Penso abbiamo una sola evoluzione. Quel Krogan che è più bravo di te è inquietante come cosa, sinceramente. Ah, ok. Siamo arrivati in città. Ok. Killforth. Ottimo. Non mi aspettavo di essere già arrivato. Un Pokémon elefante. Ok, allora io direi di chiudere qua l'episodio. Ci siamo fatti il percorso 5. Sì, questa serie è lenta, me la sto prendendo davvero con una calma forse esagerata su alcune cose. Andiamocene a fare il nostro end game, end video. In realtà vuol dire che io mi potrei quasi quasi ce la posso fare. Infame. Andare sulla destra. Cioè fare un pochino di roba Dynamax. Due, tre, quattro, cinque, sei.
Dovrei andare da questa parte. Infatti è che non so se... Ma ciao. Se sei pericoloso. Qua abbiamo cose che si sono illuminate. No. Quindi probabilmente abbiamo soltanto i Dynamax qui. Ok. Andiamoci a fare 2-3 Dynamax e poi... Questo qua non sarà mai illuminato, sì. Non ce ne sono comunque di grossi, mi pare. Cioè, sono tutti normali. E non c'è quello dei draghi, o almeno quello che penso possa essere definito dei draghi. Tipologia? Buio ghiaccio. Buio ghiaccio. Sneasel. Poraccio, è Sneasel maschio? Non mi ricordo se l'orecchio corto è maschio o femmina. Beh, a prescindere implodo. Non mi serve neanche... No, ho sbagliato. Vabbè, imploso comunque. Catturato, bellissimo però qua, eh. Sneasel. Io però comunque ho visto che in terre selvagge Pokémon nuovi non ce ne sono. Colpo infernale. Ole. Ole, colpo infernale, mai sentita prima. Un bel temporaletto c'è qua. Electrike. Wooper. Qua c'è sto cavolo di Noiver. Noiver, vieni qua, dannato. Ah, oh no, aspetta. Infame. Come minchia faccio con te? Una marea di fantasmi. Sono abbastanza sicuro che cambi tipo ogni giorno la condizione climatica. Anche se molti Pokémon sono quelli buono. Psico è il... Perché sono un idiota che sbaglio. È il... l'alieno. È il Eilem. Per lui andiamo di... Dragneon. Ha morso, lo sciottiamo male, molto 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 male. Non è diverso, solo che da grande si vedono benissimo i... La cosa che mi piace una madre di questi Dynamax è che si vedono molto bene i dettagli. Non è morto. Ora sì. Ora è morto. Questo è un episodio di passaggio.
Cozzata Zen. Va bene, peccato che sono tutti livello 1. Cioè, speravo... Speravo di vedere anche qualche livello 2, ma... Disfuguscio... dall'altra parte. Ci sono 4. Con i due qua sono 6, quindi appaiono 6 alla volta? No, non per forza, perché... Perché ne abbiamo fatti anche ieri e sono ancora meno di 24 ore passate. Intanto potrebbero essere quelli di ieri. Così impossibile che siano quelli di ieri, sapete? Potrebbero essere davvero quelli di ieri. Ninjask. Buirotto, Scraggy. I tuoi pantaloni, Shaggy. Ok. Ok, forse ho sottovalutato un pochino Shaggy. Che sfiga. Ok, come si vuol dire, amare estremi estremi rimedi? Ah, non ce l'ho più io il Dynamax. Capisco. Ah, complimenti Orucha. È il livello 2, mica non l'ho notato, forza sfera e contropiede. Buio lotta. Facciamo un pochino di tipi anche di Pokémon così. Ninjask. Ninjask è livello 6? Ok, sei al mio livello. Sei basso. Forse finale buono. Grazie. Ok. Anche Ninjask a casa.
ci sarebbe anche quell'Onix. Non penso si possa sorvolare solo per ora. Ah, ho fatto davvero. Del livello 2, tra l'altro. Che 2. Mobile. Se volendo lo potremmo distruggere sto palazzo, sai, vero? Ghina psiche. Dovremmo leggere. Circa. Ok. Mica danno. Tu capite che fai? Non vedi che mossa sia. Una OE curativo. Complimenti. Ma non ti catturo manco se mi paghi, ti ho già. Un'altra tripletta, ce l'ho già anche quella. Ok, allora, no, 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 dannato, infame, ne ho saltato uno. Come deficiente. Voglio provare, ragazzi, a finire tutti così capiamo se ogni giorno si cambiano o anche finendoli tutti perché. Ma avrei voluto Noctlau di Galar, sinceramente. Peccato che non l'hanno fatto. Inghilterra, Noctlau, sarebbe stato perfetto. Sono team di prima praticamente, ok. No, qua andiamo in Dynamax, andiamo in Dinamacigno, ti voglio shottare male. Vabbè, finiamola. Catturato anche lui.
Ancora tripletta. Due scatole. Manco fosse la mossa della vita, tripletta. Vabbè. Ne manca uno solo, che mi costerà 2 minuti di camminata. Perché non l'ho visto prima. Bugsy, temporali assassini. Perché il Noivern non era in basso? Dannazione, perché? Che non è Noivern, è Noipat. Non so perché lo chiamo Noivern. E chi siete? Ah, tu. Che tristezza. Sei più grande che non ho un cavolo per combatterti decentemente, mi sa. Venticinque scraghi. Sono riuscito a usare sto qua. Terrificante. Chutol, 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 chutol,
sicuramente finché non mi si evolve, non mi sale di livello, si evolve, fa qualcosa. Toxin, sono abbastanza messo male contro gli acqua. E guarda caso, la prossima palestra è acqua. Sarà difficile. La palestra potrebbe rivelarsi un pochino più difficile del previsto. Il prossimo episodio sarà divertente. Vabbè. Non catturare assolutamente. Cascata, prevedibile. E ora dovrei avere, infatti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi, oltre al fatto che andiamo a farci questa qua per chiudere, perché è bella grossa, abbiamo 8 Dynamax a botta, che cambiano ogni giorno e cambiano anche se li facciamo tutti 8. Quindi si possono formare così anche. Di nuovo Scraggy. Sì. È uno Scraggy solo che è carico.
It's time to show your da crepa. Ma guardatelo quanto minchia è fiero. No, vabbè. Si fa la feccia uno dei Pokémon più inutili che esistano. Ed è diventato una bestia di Satana. Vai, Farfetch'd. Ma sperami qualcosa in più, Farfetch'd. Distruggiamo tanto quanto vuoi che duri. Ok, prossimo episodio. Palestra in qualche modo. Siamo belli sottolivellati però, eh. Infatti penso di buttare tutte le caramelle che ho su Toxin. In quanto ho bisogno che sa. E mi sa che falliamo. Sono morti due Pokémon. Arroganza, cazzi. Quello è un problema, arroganza. Ok, vinto. Potrebbe essere l'ora di iniziare a utilizzare qualche. No. Sono già scritto. Forse è l'ora di iniziare a usare qualche oggetto. Premio. Un altro corpo infernale, braccio teso, ok. Direi che per chiudere l'episodio. Grazie. Ventuno. Ah. No, aspetta un secondo. Continuo a non imparare un cavolo però. Ok, scusatemi, se io utilizzo la caramella questa su Farfetch'd e uso 10, sbagliato, sbagliato. È sbagliato! È sbagliatissimo! Oh signore, quanto è sbagliato tutto quello che ho appena visto! Quanto è sbagliato sotto tantissimi punti di vista! Comete. Ordina per numero. Però un 80.
Buono. Ok. Caduto masse. Picchiaduro. Non c'è un cavolo di decente nell'MT, fantastico. Ci vediamo allora al prossimo episodio.